chiamo Luca Della Bona, lavoro nell'azienda di famiglia dal 2006. La mia azienda è strutturata, o meglio è cresciuta negli anni, sono allevati circa 310 capi in lattazione. Ne abbiamo un'altra da 320 a circa 20 km da Gambara e un'altra da 270, sempre in lattazione, a circa 5 km da qua. Il pianto di biogas è stato costruito con l'idea di valorizzare al meglio tutti quelli che erano gli scarti di produzione che altrimenti non avremmo potuto valorizzare. Basti pensare che il mio impianto oggi funziona con circa un 65% di liquame e letame, mentre invece la restante quota viene garantita da scarti di trincee delle diverse aziende, in generale prodotti che troviamo sul mercato a prezzi interessanti e vantaggiosi. Il motore dell'impianto di biogas è partito nell'aprile del 2012 e ha una produzione da 526 kW elettrici. Utilizziamo l'energia elettrica per l'autoconsumo, quindi per permettere il funzionamento degli ausiliari. L'energia termica generata sia per l'utilizziamo per il riscaldamento della biologia, il calore in eccesso viene utilizzato per le case e per l'allevamento. Il digestato che esce dai biodigestori ha una fertilità maggiore rispetto alle materie prime in ingresso, permettendo una miglior valorizzazione dei prodotti e quindi completando al meglio quello che è il ciclo produttivo aziendale, partendo dalla vacca, produzione di latte, scarti, produzione di gas e di conseguenza tutto ritorna al campo. La produzione di latte delle tre diverse aziende agricole è interamente destinata alla Granarolo, che la utilizza per la produzione di latte oppure formaggi freschi o stagionati in funzione delle necessità che ritiene più opportune. In allevamento stiamo sviluppando una nuova tecnologia israeliana, quindi è un po' in fase sperimentale, per la quale ci sarà una suddivisione del latte in funzione del tenore proteico e quindi una separazione in modo da ottenere un latte che abbia una caseificabilità maggiore rispetto ad altri, per ottimizzare, per quanto riguarda appunto il trasporto del latte, la movimentazione dello stesso e quindi ridurre i costi per le aziende come la Granarolo o comunque qualsiasi altro caseificio.